Oggi è la giornata mondiale contro la lotta all'AIDS e la ASL di Pescara mostra i risultati davvero brillanti di un progetto che è sostanzialmente sperimentale, finanziato appunto dalla Regione Abruzzo, con la quale abbiamo risultati molto importanti circa lo screening su una malattia che esiste per fare prevenzione. Tutto questo poi ci porta anche ad un ambizioso progetto, quello cioè di entrare in un certo circuito di città europei, in Italia c'è solo Milano, e quindi noi insieme a Milano siamo la prima città che avvia questo percorso, che vuole essere naturalmente quello di ampia prevenzione rispetto ad un male che sembra dimenticato ma che esiste. La ricetta abruzzese che stiamo cercando di esportare e che ci ha messi e visti tutti insieme al lavoro è di avere messo le nostre unità in rete, per cui la prenotazione per il test, che si fa comodamente nelle ore pomeridiane e senza nessun contatto con i telefoni della ASL via web, permette all'utente, con un nomignolo, senza nessuna necessità di mostrare la propria identità, di prenotarsi dove meglio preferisce in rete. Quindi il pescarese può prenotare ad Avezzano, l'aquilano può andare a Vasto, riducendo al minimo il rischio di identificazione. Per questo sistema siamo riusciti ad avere 10.000 test fatti in 3 anni e mezzo, che è molto più di quello che sinceramente avrei immaginato, e c'è stato un grosso riconoscimento anche dalle organizzazioni del territorio che ci stanno chiedendo in questo periodo di fare quello che noi speravamo ci chiedessero, cioè di andare avanti e di arrivare fino a che questo sistema diventi strutturato nel nostro sistema sanitario, cioè non più una sperimentazione ma una prassi, una buona prassi per favorire l'accesso al test. 10% di questi accertamenti poi è risultato positivo? Sì, perché la Regione Abruzzo ha favorito che, oltre al test per l'HIV, che è venuto positivo circa nell'1% dei prelievi, che è tanto ma è solo l'1%, la Regione Abruzzo ha favorito che gratuitamente abbiamo potuto fare i test per epatite B, C e sifilide su questi campioni. E questo ha fatto sì che altre 8-9 persone per ogni 10, per ogni 100, siano risultate positive. Quindi abbiamo un tasso globale di positività per malattie sessualmente trasmesse molto vicino al 10%, che è un grosso incoraggiamento ad andare avanti, perché tutte queste malattie sono state inviate al trattamento, non solo gli HIV, e quindi è una grande salute guadagnata.